Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero delle grandi Formula 1 di Centauria trasformate nelle leggendarie auto da corsa. Oggi andiamo ad aprire la Lotus E20 di Kimi Raikkonen, un vero spettacolo che come sempre vi avevo già annunciato sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola, molto importante se volete prendere soltanto qualche numero nello specifico. Nella storia vi avevo già detto che la qualità di questa macchina mi sembra veramente top. Ho visto dei dettagli, niente male, non vedo l'ora di aprirla insieme a voi. Ragazzi miei, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle grandi Formula 1 di Centauria, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto finora. Mentre qui sotto vi ricordo del gruppo Telegram Visio TV Modellismo. Se siete appassionati di Formula 1 e di modellismo, è sicuramente il canale che fa per voi. Ragazzi, ci siamo! Lotus E20 Kimi Raikkonen, questa è del 2012, la macchina che segnò il ritorno di Kimi in Formula 1 dopo l'esperienza in rally, e che ritorno che fece, quindi insomma una macchina anche importante sotto questo punto di vista. Ci spostiamo sotto e andiamola a scoprire insieme. Ok ragazzi, pronti via, andiamoci ad aprire questa nuova uscita che veramente sembra meritare. Allora, siamo arrivati alla numero 73, la Lotus E20 Kimi Raikkonen 2012. Il prossimo numero sarà la Williams FV04. Allora, come vi avevo già detto, se vi ricordate ne abbiamo parlato anche in live, questa non è una macchina che prenderò. Purtroppo lo spazio, ragazzi, è quello che è. Mi sono già fatto praticamente tutti gli spazi necessari per prendere le macchine che ho deciso di acquistare. Purtroppo questa Williams non farà parte della collezione. Vi dico, è bella, sicuramente stiamo parlando di una macchina molto molto bella, però ragazzi, purtroppo sono sicuro che potete capirmi, bisogna fare quello che si può con lo spazio e quindi non l'acquisterò. Oggi però parliamo della Lotus E20 di Kimi Raikkonen. Come vi stavo dicendo, segnò il ritorno del finlandese di Iceman in Formula 1 dopo l'esperienza in rally. Fece veramente un ritorno col botto, si comportò non bene ma strabene, anche la Lotus fece una bellissima figura, tanto è che si riguadagnò il posto in Ferrari. Infatti poi insieme a Sebastian Vettel Kimi trovò un sedile sulla rossa. Qui abbiamo un poster bellissimo di questa vettura, guardate un po' che spettacolo, penso insomma i colori della Lotus nero e oro fanno sempre un effetto straordinario e questa livrea devo dirvi sicuramente è molto interessante. Peraltro a proposito di livree speciali, magari ve la lascio qui sopra, raga, sta arrivando anche la McLaren con la livrea Golf, sono contentissimo, poi magari vi spiegherò il perché, comunque sono dei colori che sanno di racing, quindi sono contento. Allora, andiamoci ad aprire la nostra Lotus, quindi rifacciamo i tagli come siamo stati abituati da questa collezione, abitudine che invece stiamo perdendo con le nuove collezioni Ferrari che sono già comprese di teca. Come sapete, per me è meglio, mi piace di più avere direttamente la teca, però insomma dai, ormai ci siamo più che abituati. Allora, togliamo tutta la plastica, eccola qui la Lotus E20 di Kimi Raikkonen. Allora, adesso, come ormai vi ho abituato da un po', togliamo prima la plastica protettiva e poi iniziamo a parlare del modello. Questo è un cacciavite ad inserti con la punta a testa triangolare 2.7. Ragazzi, ve lo lascio qui sopra. Vi assicuro che ancora oggi mi arrivano queste domande, no? Qualcuno mi dice, Visio, ma perché continui a ripetere questa cosa? Ormai lo sappiamo, fidatevi ragazzi che se lo faccio un motivo c'è, perché effettivamente ancora non tutti sanno di questo cacciavite, e anche voi che ormai sapete come si fa, vi ricorderete all'inizio quanto era complicato andare a togliere queste viti. Allora, era molto molto attaccata, quindi ho cercato di fare più attenzione possibile. Ragazzi miei, guardate un po' che spettacolo che è questa macchina. Iniziamo dall'ala anteriore. I profili sono veramente buoni,
non sono per niente spessi e sinceramente mi piacciono. Le decals sono applicate bene, anche la colorazione è ottima e quindi perfetto. Lo scalino, tipico di quegli anni, ovviamente presente. Vi ricorderete che la federazione mise una sorta di limite all'altezza del muso e quindi le squadre, per risultare in regola, abbassavano l'estremità con questo scalino, che sicuramente a livello visivo non è proprio meraviglioso, però rende sicuramente le macchine molto iconiche, molto riconoscibili, un po' come gli Aeroscope del 1975, per capirci. Molto bello il tubo di bidone, mi sembra fatto abbastanza bene, buonissimo anche lo spessore dell'antenna radio, e quindi perfetto. Ragazzi, sospensioni anteriori, guardate che spettacolo! Non solo c'è la scultura di finto carbonio, ma è anche una tra le più belle. Raga, guardate quanto si vede bene, riflette anche la luce e si vede da paura l'effetto carbonio. Ragazzi, probabilmente uno dei migliori che abbiamo visto finora. Non so se è una questione di colorazione o una questione del fatto che è un po' lucido, ma si vede da paura ed è veramente uno spettacolo. Poi ci andiamo a guardare il cockpit con il sedile nero, le decals delle cinture di sicurezza rosse, buono anche il volante, sono stati colorati un sacco di pulsanti e guardate la scultura di carbonio che torna anche sulla T-cam e sulla camera laterale. Sicuramente, ragazzi, è uno spettacolo vero. Queste cose le vogliamo vedere su tutti i modelli. Purtroppo, però, questo effetto manca sul fondo dell'auto, che comunque è stato fatto molto bene. Anche le decals sono state applicate in maniera perfetta. Però, insomma, qui è il classico non fare 31, no? Ormai siamo a 30, facciamolo questo 31. Sarebbe stato bellissimo vedere la scultura di finto carbonio anche sul fondo dell'auto. Gli scarichi sono stati realizzati abbastanza bene. Secondo me si poteva fare meglio e possiamo fare meglio anche noi, perché magari qui si può andare a colorare di nero. Ho una sorta, cioè un'impressione come che mancasse proprio il tubo di scarico. Adesso ho visto anche la foto di prima, no, nel poster, adesso ve lo ricerco, eccolo qua. Vedete, ragazzi, il tubo di scarico non si vede, mentre invece qui è molto presente e qua invece, ragazzi, è un po' assente. Devo dirvi che anche la configurazione è un po' diversa, quindi adesso io non vorrei che fosse proprio un gran premio diverso e quindi gli scarichi abbiano una configurazione diversa, però vedete che sono molto molto differenti e comunque non si vede proprio il tubo di scarico. Secondo me qui si poteva fare meglio. Poi magari, ragazzi, se siete più informati o ne sapete di più in questo caso, magari anche sulla versione di questa Lotus, se volete fatemelo sapere con un bel commentino. Però devo dirvi, secondo me questa zona si poteva fare meglio. Buonissime le sospensioni posteriori, torna la scultura di finto carbonio, ragazzi, tanta roba. Purtroppo i pneumatici è immancabile, lo spacco al centro che, come sapete, rende il modellino molto finto. Ne avremmo fatto sicuramente volentieri a meno. Buono il fondo dell'auto, diffusore di flusso diciamo in linea, il faro di coda invece con i LED disegnati mi sembra molto buono. Ragazzi, tutto sommato la macchina è veramente uno spettacolo, secondo me fa un effetto bellissimo. Poi, come detto, ragazzi, Kimi che torna in Formula 1 con la Lotus, insomma, direi che in collezione ci sta veramente tantissimo. Allora, a questo punto possiamo andare a riagganciare la nostra Lotus sulla base, quindi rimettiamo le viti, ok, e ci siamo. Allora, la sto mettendo al contrario, però assolutamente sì, perché mi viene proprio spontaneo mettere il muso verso sinistra, come praticamente quasi tutte le collezioni. Però no, non bisogna fare così per quanto riguarda le grandi Formula 1. Ok, a questo punto dovremmo esserci, possiamo procedere con il fissaggio sulla base. Prima vite andata e seconda vite andata. Ragazzi, eccola qua la Lotus E20 di Kimi Raikkonen. Allora, adesso vi faccio vedere il mio modellino in scala 1:43. Come potete vedere, gli spessori sono molto molto più importanti, non c'è la scultura di finto carbonio, vedete anche il tubo di bidone è sicuramente un pochino più approssimativo. Stessa cosa per l'antenna radio, ragazzi, praticamente lo spessore è uguale ma su una scala che è praticamente il doppio più piccola. Gli scarichi mi sembrano fatti allo stesso modo, vedete, sono praticamente quasi identici.
Per quanto riguarda il posteriore invece siamo su un livello molto ma molto simile, anche il volante vedete mancano i dettagli, vabbè ragazzi sapete insomma come siamo molto abituati e come vi dico sempre insomma queste scale 1 a 24 ci regalano dei dettagli sicuramente maggiori. Come ultimo passaggio e ciliegina sulla torta andiamo ad aggiungere la teca protettiva che mi ha fornito il grandissimo Pietro di Model Car. Vi ricordo che potete acquistare anche voi queste teche alla cifra di 4 euro al pezzo. Ragazzi, eccola qua, la Lotus E20 di Kimi Raikkonen. Mi raccomando, come sempre, lasciatemi un bel commentino e fatemi sapere che cosa ne pensate. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like meraviglioso come questa Lotus. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete acquistata anche voi, se state continuando la collezione, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Il prossimo numero, come vi stavo dicendo, lo salterò. Purtroppo lo spazio, ragazzi, è quello che è, ma restate sempre super sintonizzati perché di questa collezione di certo torneremo a parlarne. Qui da Visio e dalla Lotus E20 di Kimi Raikkonen è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.